Io credo che il significato della nostra presenza qui oggi in questa scuola durante questa assemblea sia particolarmente quello di trasmettere ai giovani che un'imprenditoria giovanile dal basso, che parte dalle proprie forze, è possibile e soprattutto necessario. Perché dico questo? Perché in un quartiere come il nostro, come quello di Scantia, dove ci sono miliardi di problemi rispetto al nord industrializzato, un gruppo di ragazzi della nostra associazione è riuscito a creare una realtà imprenditoriale come quella di una casa editrice. La nostra esperienza è proprio trasmettere a questi ragazzi questo, che è possibile creare lavoro anche il lavoro dove il lavoro non c'è. C'è una frase che secondo me accomuna un po' il nostro impegno e la nostra realtà imprenditoriale, ovvero quella che non bisogna cercare un fiore nel deserto, ma bisogna piantarlo. Per quanto riguarda invece il feedback ricevuto da questi giovani oggi, questa presenza, secondo me credo che ne avranno per un bel po' da ragionare. La gente su certi aspetti non sono stati molto accesi, pieni di domande, però secondo me li abbiamo colpiti perché li abbiamo visti molto attenti, ecco, ridevano, scherzavano le nostre battute, sono stati molto contenti. Secondo me sono dei ragazzi che possono andare lontano, logicamente essendo seguiti e portati avanti le loro sogni. Infatti abbiamo cercato di lavorare loro su questo, sui loro sogni. Quello che io molto spesso vedo nelle scuole del nord è dei ragazzi un po' spenti. Lavoriamo per moltiplicazione al nord, mentre al sud per sottrazione, perché i ragazzi sono molto più accesi, anche se hanno meno possibilità spesso economiche, ma anche rispetto alle famiglie che li seguono molto meno. Anche qui, mentre da noi li seguono meno per certi aspetti, qua anche vengono seguiti meno, però penso soprattutto stare in lavoro, un po' abbandonati, delegati alla TV su certe cose. Con la sindrome del fantasma che spesso trovo nelle scuole del nord mi preoccupa rispetto al sud, perché dove c'è bisogno della riflessione, che bisogna riflettere. Uso questo gioco di parole, però è fondamentale, cioè non delegare agli altri le nostre decisioni, non andare avanti in un individualismo sfrenato, non consumare senza preoccuparsi di ciò che fare, di ciò che sarebbe dopo il nostro consumo. Penso questo, ciò che facciamo principalmente sono dovuti alla nostra esperienza, alla tragedia che ci ha colpito, però la morte di mio cugino era una vittima innocente di guerra. Però abbiamo un feedback, innanzitutto un feedback umano, perché conosciamo un casino di gente che fa, gente che vuole fare. E la bellezza è che poi queste persone molto spesso vengono a Scampia, vengono a vedere con loro occhi quello che abbiamo raccontato, è la cosa più bella che succede. Io dico che al di là del workshop, penso qui a Novara, dove siamo stati già altre volte, la bellezza è che non stiamo bene soltanto durante questa assemblea con loro, stiamo bene a tavola, stiamo bene nei momenti d'amicizia, ed è questo poi che lega veramente le realtà all'amicizia, all'umanità. La giornata è stata molto importante perché ci si rende conto, quando si vanno incontri come questi, di quale sia l'abisso che c'è tra ragazzi come Rosario, che vivono determinate realtà e che decidono, scelgono di cambiare qualcosa del territorio e anche qualcosa di più grande di quello che vivono e della società, e invece situazioni che viviamo noi qua tutti i giorni a scuola con i ragazzi che non conoscono queste realtà e non hanno neanche gli stimoli e gli strumenti a volte per conoscerli. E quindi è stato molto importante mettere a confronto queste due realtà per provare a vedere se potesse cambiare qualcosa anche nella loro visione del mondo. Si spera sempre che poi l'impatto di queste cose sia abbastanza forte, e anche se, come è uscito anche in questo pomeriggio, la tendenza dei ragazzi è un po' quella di, per quell'esperienza che ho io, di rassegnazione, di dire ma tanto è così, non cambia niente, e continuano ad andare avanti a fare la loro vita così, un po' rassegnati, senza mai fare qualcosa di positivo e di propositivo. Speriamo che questo invece gli abbia insegnato che qualcosa si può fare, ci si può ribellare
e fare qualcosa che non sia solo quello che gli altri vogliono.